Io non voglio che fate piacere a me. Voglio che voi fate il lavoro per voi. Uno, due, tre e quattro. Dobbiamo lavorare sulla consapevolezza che siamo fighe, che siamo donne. Oh. Veronica, io ti ho scelto per questo programma perché mi hai colpito subito con la tua sincerità. Quanti ti hanno detto che non sei all'altezza? Vabbè, parecchie, però cerco di non ricordarmeli, però se fai così mi riporto a Natale. Vado? Io sono Veronica Arseni, vengo dalla Romania, ho 52 anni, sono alta 1,62 e peso quasi 66 kg. Ultimamente il mio problema è che non mi piacevo più. Per i motivi miei personali, di salute, di tutto quanto, e cominciavo a guardare un po' sto telefono per vedere che si poteva fare e mi sono imbattuta una mattina verso le 7, penso, 7:30, di un Jill Cooper che diceva 5 minuti di spunto così. E ho provato a vedere che diceva sta donna, perché io ho visto sì le televendite qualche volta, però non è, io non so, non conoscevo tanto. E mi è piaciuta sta cosa che diceva, fai questi 5 minuti, vedrai che poi ti parte la giornata. Dico, vabbè, 5 minuti non vuol dire niente, proviamoci. E ci ho provato, mi sono piaciuti. Poi da lì, sempre per caso, ho sentito che dicevi, stiamo cercando le donne di Lazio, se volete scrivete. Io mi sono segnata subito, però non pensavo che sarei stata presa, ma manco per niente. Dico, vabbè, ma lo butto là, male che va, ho fatto un messaggio. E la fortuna è stata che mi avete pure chiamata. Io non voglio che fate piacere a me. Voglio che voi fate il lavoro per voi, per il vostro corpo, per le vostre spalle, per le vostre ginocchia, per le vostre schiene, per il vostro cuore. Oddio, non ci credevo nemmeno, ti dico la verità. Sono andata a mio marito col telefono, mi è arrivato sto messaggio. Che significa? Ma secondo te mi hanno preso? Perché questa è l'assistente di Jill Cooper. Cioè, hai presente questa Jill Cooper che io lo seguo? Ci credevo proprio. Vorrei cambiare stile di vita. Vorrei, intanto mi vorrei rimettere un po' in sesto, vorrei guardare allo specchio Veronica che io mi ricordo che ero qualche anno fa e vorrei dire vabbè, guardami in faccia, io ce l'ho fatta, una cosa del genere. Vorrei piacermi quando mi guardo allo specchio. Dobbiamo lavorare sulla consapevolezza che siamo fighe, che siamo donne. Oh. Io sono stata pure abbastanza fortunata nella vita, fino ai 38 anni, oddio, anche fino ai 40, mi piacevo, sono stata bene, non ho mai avuto problemi di peso, non ho mai dovuto fare una dieta, quindi andavo abbastanza bene, mi andava bene così. E poi no, a 42 anni ho fatto una bambina, sono rimasta incinta, quindi cambia un po' di cose, dopo i 40 fai un figlio, cambia un po' di cose, poi mi volevo rimettere in forma dopo il parto un po' difficile, però ci stavo pure riuscendo dopo 2-3 anni forse, e quando mi sono scoperta che stavo male e lì è un po' precipitato un po' le cose. It's 5, 6, 7, braccio destro, 1, 2, 3 e 4 ancora, 5, 6, ora sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, di nuovo alla destra, andiamo, 4, 3, 2 e faccio la marcia.
Giro io, rimane. 4, 3, 2, ancora. It's 8, 7, 6, 5, 4, 3, apro, 4, 3, step, and chiudo. 4, 4, 3, 2, and chiudo. Potete anche sorridere. 4, 3, ci stiamo vivendo la nostra bellezza, ci stiamo sprigionando nella nostra energia pazzesca, sì o no? Veronica, io ti ho scelto per questo programma perché mi hai colpito subito con la tua sincerità, con il fatto che sei una donna di poche parole ma di tanta sostanza e del fatto che ti vuoi mettere in gioco. La cosa bella è che tu hai detto voglio cambiare stile di vita e allora sei al posto giusto perché siamo qui per questo, per aiutare le donne a ritrovarsi attraverso il movimento, attraverso la nutrizione, attraverso l'integrazione, attraverso anche delle soluzioni molto semplici, piccoli chicche che possono aiutarci a livello della pelle, a livello del metabolismo, a livello dell'energia e così io sono molto contenta che fai parte di questo programma. Quando non vedevo che non riuscivo più a stare come prima, un po' di depressione sì, devo dire, cioè, non ho capito che era depressione, però mi sentivo un po' sempre più giù di tono, mi sentivo, sì, diversa, c'era qualcosa che non andava. E sono, penso, credo, severa anche con chi mi sta vicino, ma non lo so se è una severità, diciamo, distruttiva, perché io do tanto, aspetto anche altrettanto. Il viaggio per una donna dei malattie, cioè è un viaggio che ognuno lo vive a modo suo. Io l'ho vissuta a casa mia, con mio marito, con qualche sorella per telefono. I miei non l'hanno mai saputo, i miei genitori non lo sanno ancora, perché sono lontano. No, loro stanno a 2000 chilometri. Ma sai qual è stata la cosa che a me mi è fatta strano? Che lui mi trattava come non avesse niente. E io gli dicevo, ma tu ti ricordi che c'ho un problema di salute? Vabbè, però sei stanca, mediti, riposati, poi ripassiamo. Ma forse anche mia figlia mi ha dato sta forza, perché quando lei giocava, la sera quando tornavo dalla chemioterapia, ero stanca per un paio di giorni, lei giocava in cameretta da sola fino a un po' più tardi, andava all'asilo, papà gli diceva, Aurora vieni che mamma sta male. E lei una volta gli ha risposto, non è vero mamma non sta male. Allora io mi sono alzata e sono trascinata in camera e ho detto non glielo dire mai più, mamma sta male, mamma è stanca. Mi sono messa lì, ho messo i giochi a posto, poi ci mettiamo a dormire. Però non volevo che lei crescesse con una mamma che sta male, perché poi i bambini se lo portano quando sono grandi, lei non c'entrava niente. Mamma non sta male, mamma è stanca. E basta. Ragazzi, siamo qua e stiamo lavorando proprio per il vostro percorso personale. Siamo tutti sulla stessa barca da una parte, ma sono barche magari un po' diverse. Chi sta affrontando una questione metabolica, chi sta guardando una questione magari delle vene, o chi vuole aiutarsi con la schiena o la pelle, chissà. È così, per ognuno di voi ci sarà il percorso. Questo percorso sarà seguito ogni giorno, ok? Ci saranno dei consigli alimentari, ok, da seguire grazie a Sasha Sorrentino. Poi ci saranno integratori per ogni esigenza e poi l'allenamento di base che sarà trampolino e la pedana vibrante. Perché? Perché trampolino e pedana vibrante? Perché sono i due attrezzi ginnici che ho alla mia disposizione che sono i più potenti in assoluto per darvi risultati in breve tempo, ok? Perché la prima cosa che voglio darvi è un risultato concreto, che tu vedi già dopo 2 settimane, 3 settimane, qualcosa che cambia. Dopodiché si innesca non solo la volontà, non la sana volontà, però vedi che diventa sempre più facile affrontare una tavola più sana, l'allenamento più costante quando andiamo avanti con questo percorso. Parte del mio concetto è perché non, io avrei tranquillamente potuto farvi un allenamento strappalacrima, ma non è né sicuro, non è sano, e non è quello che noi non siamo qui per fare la maratona dello sport. Il concetto di Yes I Can è un po' diverso. Noi siamo qui per affrontare lo sport come mezzo, e il mezzo deve essere piacevole. Se il mezzo è una tortura,
non ti viene spontanea la voglia di continuare o sbaglio, no? Diventa più difficile di continuare. Veronica ha 52 anni, come me. E quando noi arriviamo alle 50 anni, la pelle parla, la pelle comincia a tradire la nostra età. E così per Veronica volevo darla un bel kit di bellezza e di trattamento per la pelle per aiutarla a ritrovare, diciamo, un aspetto più giovanile. Allora, Veronica, ti vedo di là, una domanda. Allora, con questo fatto della sorellanza, delle donne, che cosa secondo te vi accomuna di questa esperienza? Intanto essere donne ci accomuna già in partenza, però secondo me ognuna di noi c'è una storia alle spalle, però ci abbiamo tutte quante più o meno lo stesso obiettivo. E non è quella, secondo me, di dimagrire, secondo me, di piacerci, perché io quello voglio fare, di guardare allo specchio e dire, beh, questo sono io, quelle da 20 anni fa, e io quello sto cercando. Mi piacerebbe tornare, quella prima della malattia, prima della gravidanza, prima di tutti, voglio dire, eccola qua, è tornata. Certo, con le mie rughe ce l'ho tutte, però voglio vedere io, gli occhi miei, voglio che mi vedano come ero e come sono adesso. Voglio dire, sì, sono io. Veronica ha 52 anni. Vabbè, a 52 anni la pelle cambia, ok? Non soltanto il metabolismo, ma la pelle. Be Good, meravigliosa scoperta. E mi trovo molto bene. Mi aiutano a drenare tantissimo. Poi mi tengono tutta compatta e la pelle me lo sento molto più liscia e più tonica. E poi non mi fanno sudare. Se non faccio niente, se mi alleno sudo, non è quello. Però sì, non sento il caldo, quello soffocante, quando c'hai le cose che ti stringono. E no, questi no. Io devo dire che mi ci trovo molto bene, le ho dovuto tutti i giorni. Le adoro ormai.